Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. L'unione fa la forza, ci hanno insegnato. La divisione invece provoca la debolezza. Noi cristiani non abbiamo nessuna mania di diventare chissà quale potenza. Ci basta guardarci negli occhi senza diffidare gli uni degli altri, stringerci la mano con naturalezza e sentir passare una corrente di fraternità, camminare insieme con il piacere di non essere soli. Questo ci dà l'Eucaristia. Domenica prossima è la sua festa, Corpus Domini si chiamava in passato. Siamo diversi per età, per provenienza, perché ciascuno ha le sue idee, le sue opinioni, ma abbiamo bisogno di credere che quello che ci unisce è più grande, è più forte di quello che ci divide. E grazie a Dio, grazie a Gesù Cristo, questo è possibile. Poiché vi è un solo pane, noi, benché molti, siamo un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Quel pane, lo sappiamo, è Gesù Cristo. Questa ricorrenza tradizionalmente è caratterizzata da una processione, la processione del Corpus Domini, appunto. Cosa vuol significare? Perché la si fa? Perché Gesù Cristo cammina con noi nella vita tutti i giorni, che lo sappiamo o meno. Sia col sole che con la pioggia, quel Dio in cui crediamo e che ha il volto di Gesù, cammina con noi nella vita. L'Eucaristia che ogni domenica celebriamo nelle nostre comunità è sosta, ci dà l'occasione di fare tappa con Gesù e verificare con Lui se la strada che percorriamo è giusta oppure no. E Gesù ci dà ogni volta la carica per riprendere il cammino. O Lui è sempre con noi, sia chiaro, anche nei giorni da lunedì al sabato. Ma siccome è un compagno molto discreto, a volte non ce ne accorgiamo. Ma quando arriva l'Eucaristia della domenica, allora sì. È questione di furbizia dare il primo posto a Gesù Cristo. Furbizia perché pretendere di conoscere la strada senza di Lui e camminare speditamente senza la sua forza sarebbe da sciocchi, da irresponsabili. Davanti a quel pane consacrato che è Gesù stesso e che il linguaggio tradizionale chiama il Santissimo, ci hanno insegnato a piegare il ginocchio o almeno ad inchinarci in segno di adorazione. Sì, solo Lui adoriamo, solo a Lui ci prostriamo, perché Lui non ci giudica, non ci opprime con la sua potenza, anzi ci libera e ci trasfigura. Ecco perché è giusto far festa grande all'Eucaristia. E qui la fonte della nostra dignità e la garanzia di ogni vera libertà. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.